Penso di aver bisogno di fare questo video prima che appunto escano i video riguardo i gameplay di SD per dare delle mie considerazioni subito su quello che sta succedendo ora su SD. Visto che ormai ho appena finito di giocare qualche altra partita dopo i video che vedrete appunto nei prossimi giorni su questo canale, e penso di aver già tirato tante madonne e voglio assolutamente spiegarvi che molto probabilmente questo è uno dei motivi per cui non porto così tanto SD su questo canale. Praticamente sapete cos'è uscito nei scorsi giorni? Praticamente è uscito il nuovo evento riguardo i supercampioni, i supercapitani, e stavolta si rifà in Azumo Eleven 1. Benissimo. Purtroppo, questa azienda chiamata Level 5 ha strutturato male sia l'evento sia le summon. Avete presente quando, non lo so, state giocando ad un qualsiasi gioco online e vi capita di avere comunque un PG molto rotto? Molto rotto, tra virgolette. Per esempio, io gioco ad Overwatch qualche volta e mi capita di avere a che fare con dei giocatori che scelgono appunto dei PG rotti, per esempio, non lo so, Widowmaker, che praticamente basta che ti fa un headshot e distrugge il personaggio che può avere anche 350 di vita, non fa niente, te lo distrugge uguale se ti fa un headshot. Ma comunque, questo è solo un esempio, tanto poi, conoscendo la Blizzard, nerferà il personaggio e renderà più giocabile appunto tutti quanti i giocatori. Purtroppo quello che sta facendo Level 5 ora è palesemente scandaloso, perché sapete che Level 5 ha la tendenza di rendere OP i giocatori che appunto si presentano come nuovi, eccetera, eccetera. Basti pensare che all'inizio Nae era super OP e ancora oggi non l'hanno ancora nerfata. Oppure con il recente aggiornamento, con il recente evento, ci sono Kinako, Akuryu e Shu che praticamente sono messi lì e ti fanno il culo. Soprattutto Kinako. Perché Kinako? Perché c'ha un potenziamento passivo che permette l'aumento delle statistiche e delle tecniche. Ma sempre, cioè, mentre i tuoi tiri saranno sempre indeboliti. Allora, quello che voglio dire ora, ho fatto 11 partite. 11 partite nel nuovo evento. Ora sono a 7800 di posizione. E non è possibile che io su 11 partite io ne abbia vinte solo 2. Ma solo 2 come? 5 ne ho perse perché praticamente c'avevano Kinako, Akuryu, Shu, Zanark tutti insieme. Mentre a volte pareggiavo, ho fatto 3 pareggi. 3 pareggi semplicemente perché c'avevo il tiro all'arcobaleno sempre a disposizione e praticamente anche se lo tiravo così a cavolo segnavo. Mentre se sapete come le ho vinte le 2 partite? Praticamente facendo sempre 7% di tiro e ho vinto 2-0. Cioè, non è possibile. Questo gioco deve essere comunque sviluppato bene, ma in questo modo, facendo la cosa della fortuna, così c'è, ma io sto beccando sempre il 7% a sfavore. Per esempio, quando devo parare, io ho il 91-93%, pure il 99%, mi capita sempre quel maledetto pixel che non si avvicina alla zona gialla e quindi io praticamente perdo così. Mentre se io faccio, non lo so, un 7% di tiro, un 16% di tiro, è automaticamente gol. E soprattutto, se la zona gialla non si presenta su una certa zona, perché su per intere partite io avevo sempre la freccetta che mi si scoccava sempre sul riquadro a sinistra in basso. Sempre, sempre, sempre quella zona. Io non avevo mai la zona gialla lì e subivo sempre o gol oppure non riuscivo praticamente a segnare. E soprattutto mettiamo il fatto che io ho fatto praticamente un tiro con Hiroto che è arrivato a 1000 di statistica. Kinako che c'ha 250 di difesa con quella tecnica mi fa stranamente, grazie al potenziamento passivo, praticamente la difesa arcobaleno e arriva a 1600 di statistica e non mi permette di avanzare con il tiro. Non è normale questa cosa. Non è normale che dei giocatori che sono praticamente fatti così siano così OP. E soprattutto non è possibile che certa gente. Io sto. Allora, per l'evento, per fare le partite online, si sfidano dei bot dei giocatori. Benissimo. Io, per quelle squadre. Vedo la statistica 4100-4300, ma Kinako per come? Akuryu per come? Shu per come? Praticamente queste squadre in realtà non presentano 4100 di statistica, ma presentano 6000 di statistica.
Non è possibile! Non è possibile che io debba giocare a un gioco per rilassarmi e per cercare di fare classifica. Ora sto criticando il lato competitivo di Inazuma Eleven SD. Sto cercando di fare competitive, sto cercando di emergere nel competitive. Cioè voglio fare qualcosa per il competitive. Quello che praticamente ho, quello che praticamente ho è questo: partite perse perché ci sono Kinako, Kuryushu, oppure potenziamenti a caso, potenziamenti in arcobaleno a caso. Date un cazzo di senso a questo gioco. Date un cazzo di senso al gameplay di questo gioco. Perché io non è possibile che ho sprecato 11 biglietti per vincere solo due partite e per fare una cazzo di sfida con un super capitano. Cioè non è possibile. E questo sarà palesemente un video sfogo che mi sembra giusto fare. Se dovete fare un gioco del genere, togliete subito la rotella della fortuna, perché mi sono scassato il cazzo di vedere gente che segna col 7% e poi io devo cioè praticamente col 93% di possibilità di segnare non segno, oppure 93% di possibilità non paro e segnano gli altri. E non è possibile che praticamente per queste statistiche io debba essere sempre penalizzato. Per esempio, cioè guardate ultimamente SD com'è diventato. SD com'è diventato. L'evento della Sesho era bellissimo, perché tanto ricopriva sempre il momento riguardo l'evento della Raymond Inakuni. E comunque giocavi offline, giocavi tranquillamente, in un modo tranquillo. Se vuoi fare del competitive, se vuoi fare dell'online, non lo fai in questo modo con la rotella della fortuna. Ti basi alle statistiche e poi all'elemento. Basta. Basta. Perché sta cosa del potenziare, alzare le statistiche, abbassare le statistiche apposta, è davvero brutto. Ma poi, le statistiche della squadra, basati su quali giocatori hanno e quali potenziamenti passivi hanno fatto. Perché Kinako me la so beccata a 4.100, io sono livello 4.500 ora, me la so beccata a livello 4.100, sembrava che la squadra fosse era 7.000 di squadra. Non è possibile. Non è possibile. Quindi, per favore, devi nerfare, perché io sinceramente giocare così non mi sembra giusto, eh. Soprattutto perché quello che viene penalizzato sono io, non sono gli altri, sono sempre io. Io giocatore, che purtroppo non può avere il materiale che hanno gli altri con Kinako, con Kuryushu. Devi fare allora le cose alla pari, invece di scassare il cazzo. No, ovviamente non me la sto prendendo con i giocatori altrui, perché alla fine hanno avuto culo e hanno avuto quello che si merita. Però così, diciamo, invogliate la gente a disinstallare il gioco. Ed è passato appena un mese. Va bene? Ok. Questo video sfogo è finito. Seguite tutti i link in descrizione. Non mi viene voglia di parlare più. Alla prossima, da Bjorn.